tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela, oggi per un video annuncio. Ecco, come vedete, finalmente, come una mamma abbraccia il suo bambino per la prima volta, tengo tra le mani il frutto di un anno di lavoro. Come appunto vedete, il manuale del perfetto contadino adesso è pronto e disponibile per tutti voi. Siete stati tantissimi a richiedermelo. Questo manuale nasce da tutte le domande che ogni giorno mi vengono poste nel mio canale e a cui io cerco sempre di dare il mio aiuto. I carissimi, guardando la copertina, probabilmente chi ormai mi segue da quando ho fatto il canale, come vedete in alto non poteva non esserci la mia amata Etna. Mentre sotto, come vedrete, c'è una parte del mio giardino. Questo manuale è disponibile su Amazon in due versioni, sia in versione cartacea, come appunto state vedendo, che in versione elettronica, in versione ebook. Tutto ciò che è scritto è frutto di mie conoscenze. I disegni e le foto ovviamente sono miei, come appunto vedete all'inizio, rappresenta il sunto di chi è un amante della terra, quindi del giardinaggio, dell'orto, delle piante, dei fiori. In questo manuale sono spiegati praticamente in modo molto molto semplice tutto ciò che va affrontato sia nella parte iniziale, quindi quando noi decidiamo di creare un orto, fino a quando noi potremo raccogliere i frutti stessi. Una cosa che ci tengo a precisare è che in questo manuale lo vedrete e magari vi faccio qualche visione sperando che possiate intravedere, è spiegato mese per mese, quindi un calendario lunare di quello che va fatto per il nostro orto, sia nella fase di luna calante che nella fase di luna crescente, così come io feci nel calendario lunare che ho pubblicato per tutto l'anno scorso, mese per mese. Dedico questo manuale ai miei followers presenti e futuri, ma soprattutto ai miei cari Francesco, Federico e Fabrizio, che da sempre mi appoggiano e mi invogliano nelle mie passioni, che come ormai avete capito tutti sono veramente tante. Un abbraccio sincero dalla vostra cara amica Angela. Quindi questo è l'inizio con cui io mi approdo a voi per questo manuale. E ovviamente ci sono le foto in cui io magari mi sono soffermata sull'argomento in particolare che intendevo trattare e che particolarmente mi era stato richiesto. Quindi lo troverete molto semplice, con frasi altrettanto semplici, ma soprattutto questo manuale deve essere, come dire, un qualcosa che ognuno di voi, amanti del giardinaggio, ma anche no, possano leggere tutto d'un fiato. A questo punto io vorrei concludere invitandovi ancora una volta a comprare il manuale del perfetto contadino se volete condividere con me tutto ciò che abbiamo fatto durante questi 2 anni nel canale a riguardo una parte del giardinaggio, in particolare l'orto. Mi è stato chiesto di fare anche quello sulle rose e sulla vite. Beh, magari più in là sicuramente, per adesso magari mi accontento di questo. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio ancora della possibilità che mi avete dato, perché ovviamente questo è nato anche grazie e soprattutto a voi. Io come sempre vi rimando ai video nell'angolo verde di Angela e se avete delle problematiche non esitate a contattarmi via Facebook e io cercherò nella playlist SOS Angolo Verde di aiutarvi eventualmente anche con un video. A questo punto non mi rimane che salutarvi e, come dico sempre, alla fine, ciao!
e una buona giornata a tutti.